l'inizio delle 600 Open. Qui al mio fianco c'è sempre un super Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno. Andrea, Kevin Manfredi parte in pole position. Sì. 1:07:690. Raccontami un po' qualcosa su questo pilota che è un po' la new entry, giusto? Sì, ma penso che Kevin è un ragazzo che conosco, un amico, è venuto a fare questa gara, diciamo come gara d'allenamento, anche perché settimana prossima sarà impegnato nel mondiale E allora un in Supersport. bocca al lupo, glielo Glielo facciamo? facciamo Parte assolutamente. come naturale favorito, possiamo dirlo? Ma sì, beh, il mondiale non è mai facile, però insomma, Però diciamo che questa gara comunque. probabilmente potrebbe Potrebbe. farla da padrone, Tutto Andrea. pronto, tutto pronto, Esatto, semaforo rosso, semaforo verde, rosso, si partiti. spegne, sono partiti. Ricordo Manfredi, Sintoni, Travagliati, Saltarelli, Fortunati, Mortali, queste le prime sei posizioni. Vediamo chi va davanti. Subito, forse non è Kevin Manfredi No, davanti. no, anzi, Kevin mi sembra terzo. È terzo, sì, Esatto, terzo. siamo qua già con Sintoni che si trova in quarta posizione. Già, forse è già andato secondo, mi sembra Kevin Manfredi. Manfredi è già Abbia secondo, già sì. scavalcato chi di dovere. Eccolo lì, Manfredi è subito già che si trova secondo. davanti a provare a battagliare con il pilota di testa. Stiamo cercando anche di capire. Voi capite, non è subito Largo, facile. largo, largo. Adesso ne approfitterà Kevin Già, sicuramente. Eccolo là, guardalo lì, eccolo mamma mia, come un rapace. Andrea è entrato subito Sì, davanti Kevin eccolo là. Manfredi. Sì, Kevin Manfredi davanti. Sintoni mi sembra che sia secondo, se non ho visto male. Forse no, perché No. era terzo. Sintoni, probabilmente c'è Potrebbe Giordano essere Travagliati. o Samarani o Travagliati. Eccoci qui, mentre stiamo cercando anche di capire qual è la collocazione da parte dei piloti. Stiamo anche cercando di arrivare a primo raffronto Certo. cronometrico. Andre, lo sai che è importante per anche farci noi un'idea. Mentre eccoci qui, Manfredi sicuramente davanti, l'abbiamo visto che sta provando a fuggire. Samarani, Ah, hai avevi visto? ragione. Samarani, Samarani, Saltarelli Saltarelli. e Sintoni. Siamo sicuri che sia Samarani e non sia Mortali col 21 secondo? Come raffronto, ma Michael Ferrari intanto ci troviamo già nelle posizioni ottava, nona posizione, mentre sta cercando di combattere, di battagliare, e si è già creato un gap importante Sì, con l'ottavo che dovrebbe essere Fortunati da parte di Ferrari. e attenzione nel frattempo. Sintoni prova ad entrare proprio su Saltarelli. Ah, è andato Bellissimo largo. sorpasso, bello Andre, Sì, vero? molto bello e Ma ci riprova, ci rientra, ma sì. tranquillo. Sì, siamo, anche perché siamo proprio telecamera puntata con Sintoni. Grande sorpasso da parte di Sintoni. Mamma mia, e che gap si è creato già tra i primi due e gli altri. Guardali là. Sì, penso che Kevin farà, penso, una gara in È solitaria. Samarani secondo, Sì. esatto, Manfredi, Samarani, Sintoni, Saltarelli, Travagliati, Mortali. Ti stavo chiedendo, prima che ci interrompessi, per Sì. quel grande sorpasso di Sintoni su Saltarelli, ti voglio soltanto dire questo, Andrea, giusto per a titolo di cronaca. Samarani noi ce lo troviamo terzo in questo momento, e secondo sta facendo assolutamente Secondo, secondo Samarani. un buonissimo tempo. Manfredi partiva dalla pole position Sì. 1:07:690. Secondo Sintoni, che si trova terzo in questo momento, in 1:08:879. Se si chiude così la gara, Mortali sta facendo fatica. Anzi, adesso io non vedo più nemmeno Mortali segnato. Che è successo a Mortali? Non lo vediamo. Ci siamo un po' dilungati, giustamente, anche per fare un po' di cronaca su quello che deve essere. E ci hai dato, fornito una spiegazione importante, che davanti Manfredi non prende punti, o meglio, è come se gli cedesse a quello dietro. Sì, lui se anche vince la gara viene premiato per la gara, ma non prende punti in campionato. In questo caso, Sintoni dovesse finire così, farebbe un buon salto, un buon gap per lui. Bisogna vedere se Sintoni è iscritto al campionato. C'è qualcuno che la usa anche Oh, per la andiamo un po' a gara? Forse rivedere un po' quella che è stata la partenza di Sintoni. Ha impennato Sintoni in è proprio partenza. quello che ha perso un po' di tempo. Quindi ti chiedo, quando impegni vuol dire che hai avuto qualche problema, giusto No, per i no, no, neofiti no, o per non chi ti problema. ascolta da... Stai perdendo tempo. Dal momento che la moto si sta impennando, non E puoi effettivamente accelerare. Andrea era terzo, si trova quarto. Esatto. Cioè, dal momento che si impenna, tu, se riesci a tenere aperto il gas e fargli fare strada, è un conto. Ma se si impenna, devi chiudere. E nel frattempo, chi riesce a tenere aperto e farla stare giù, va avanti. Qua È Michael strano. Ferrari invece sembrava essere partito bene, poi ha perso e si è trovato un po' risucchiato, Sì. inglobato in quella che è stata poi la partenza di tutti quanti anche gli altri piloti. Ecco Bellissimo qua questa inquadratura dall'alto, dall'alto, ci permette sì. di capire. Vedi però già subito come il gruppetto dei primi, il primo gruppettino lì, si sono portati in avanti. Sempre quella partenza alle spalle da parte di chi era davanti, un po' l'abbiamo visto prima, Mora,
che da esterno poi rientra dentro e per paura che ci sia lo strike, proprio penso Michael aspettano. Ferrari, penso Michael Ferrari. Sì, sì, è proprio Michael Ferrari, bellissimo questo slow motion. Molto di bello, Ferrari. Sì, molto bello. Ah, bandiera blu, eccoci qua Andre, l'avevamo già riscontrato anche prima. Però guarda qua la differenza, Andre, prima la bandiera blu c'era stata al nono giro su 12, stavamo commentando le 3-5. Qua 10 su 15, più o meno, però la proporzione è quella. Il punto è che Manfredi sta veramente facendo una gara completamente diversa. Sta facendo un altro sport. E Samarani idem, però forse pende su Samarani anche questa cosa. Ma che io, mi dici, io perché andare di a rischiare, tu dici? Io se fossi Samarani, con due gare in tasca e un'altra in tasca, basta che arrivo secondo, c'ho un'altra gara in tasca. Anche perché Andre, post-Covid, ricordiamo che quello che questo campionato è stato decisamente, drasticamente diminuito. Ti dico, ecco, facciamo un po'. Che parliamo anche un po' di quello che è stato questo periodo qua, di chi si è allenato, come ti sei allenato, anche perché la gara più o meno è cristallizzata. Manfredi, Samarani, Sintoni, Santarelli, Travagliati, Fortunati, Ferrari, Bartolo, Gioia, Pozzo, Felappi, Puccini. Guarda, è stato un periodo davvero molto molto brutto, particolare, perché cioè non solo io, nel senso nessuno poteva uscire di casa. Ma al di là di quello, parlo del mio caso, ho anche fatto un po' di scelte sbagliate. Dove andiamo a correre? Ah, facciamo questo, facciamo quello. Un po' di confusione generale, dove alla fine si andava dove si poteva andare, dove c'era, ok, fanno quella gara lì, andiamo. Tutti, appena hanno riaperto le gabbie, dico io, tutti sono andati perché a correre. Perché dici un errore, Andre? No, nel mio caso, per dire, tipo al primo appuntamento invece di venire qua, sono andato a fare la gara del National Trophy, che non serviva a niente, se stiamo a guardare. Volevo farla io, ma ai termini di un campionato qua nel Monte Estate avrei dovuto fare questa, perché almeno prendevo punti. Invece non dico che ho fatto un errore, però hai fatto un'altra scelta. Ho fatto un'altra scelta. Dodicesimo giro, Andre, Manfredi in solitaria, in scioltezza, dovrebbe, e ad eccezione di clamorosi scivoloni, a questo punto ci viene da dire, vincere questa gara con le spalle Samarani, Sintoni. Sintoni, Edoardo, ha fatto una bellissima, secondo me, gara, anche con due piloti così bravi, sì, così interessanti. Ricordiamo che Sintoni partiva dalla seconda posizione, Giordano Travagliati terzo, si trova in quinta in questo momento, Saltarelli quarto era partito, quarto si trova, Fortunati quinto era partito, si trova sesto, Mortali è scivolato molto in basso, avrà fatto qualche errore, ti chiedo, Andre. Ho avuto un problema tecnico, ho avuto un calo fisico, ho avuto un calo della moto, però dov'è che è adesso? E si trova tredicesimo Mortali, Michael allora... Ferrari invece ottavo, era ottavo, si trova, buon pilota, mi dicevi, bravissimo ragazzo. Sì. Mentre vanno a ultimare il tredicesimo, quattordicesimo giro, Andre, quindi ci troviamo a due giri dalla fine, salvo eccessive eccezioni clamorose. Penso che le posizioni si siano cristallizzate ancora di anche più. Perché c'è da aggiungere una cosa a questa categoria. All'interno della 600 bravo, Open... ci sono l'STK, giusto? Esatto, la categoria stock. Quindi cosa vuol dire? Che magari un pilota che arriva, come potrebbe essere adesso Travagliati, in quinta posizione, potrebbe vincere la sua categoria. Quindi questo... Sono mischiate, facciamo un po' di cronaca, sono mischiate le Open e gli Stock, ed è come se fossero due campionati poi a livello di tutti assestati. Ah, sì. Cioè io che arrivo quinto con la Stock, cioè sto spiegando per i neofiti o per i profani. Certo. Per i profani. Quindi un Travagliati che arriva quinto non va a prendere i punti che prenderebbe un quinto normale, ma prende i punti che prende il primo della Stock. Bravissimo, perché è il primo della Stock. Quindi... Wow, quindi Travagliati anche nelle... Travagliati grandissimo weekend quello scorso, in questo momento avrebbe 75 punti. Esatto. Sarebbe praticamente un passo dalla vittoria, anche perché ricordo che poi c'è l'ultimo appuntamento che è quello di Cervesina e sono praticamente fatti i giochi. Quindi fondamentalmente Samarani si appresta a vincere già il mondiale. Il mondiale, magari il mondiale. Cavolo come vuoi. Questo appuntamento del Moto Estate, Andre. Ultimo giro. Quindi ci dovremmo complimentare evidentemente col buon Samarani, che chiuderebbe a 75. Sai per chi ci sarebbe un ultimo bellissimo appuntamento del Colle Cervesina? Per Mortali e Fortunati, che se chiudessero così si troverebbero vicinissimi, a distanza di 3 punti, a battagliare per la seconda posizione. Assolutamente sì. Tutto, diciamo che l'80% di quelli che corrono qua non solo non prendono niente, ma mettono dei soldini, ci fanno tanti sacrifici. Eccolo lì, guarda come impenna Kevin Manfredi, vince! Addirittura gambetta dietro, dice non mi voglio far mancare niente, impenna, probabilmente impennerà però anche
Matteo Samarani, perché a questo punto vince. Vince, si il mette il moto estate, 75 punti. Vince il moto estate, già vinto. Eh sì, penso proprio di sì. Manca l'ultima tappa di Cervesina. A quello che ci hanno fornito i ragazzi fantastici tramite il sito Trofei Moto, vince già. E a questo punto la sfida sarà per il secondo posto. Eccoci qui, anche perché siamo a commentare le mille, Andre, gara importante, interessante. Sì, la classe regina, la classe regina del moto estate. Quindi... l'informatissimo, ricordiamo che parte Brugnone in pole position, Bartolini, si accendono e si spengono i semafori, Andre, la partenza. Vediamo, tutti abbastanza puliti, abbastanza tutti abbastanza comodi. Puliti, però vedo che ha lasciato bene i freni e si è portato subito al comando. Wow! Niente. Bella. Subito la prima S affrontata bene. Christian Brugnone partiva dalla pole position, Andre, in 1.07.969, al suo fianco Bartolini 1.08.084, meno di un decimo. Vuol dire che questi due se le daranno di santa ragione. Sì, anche se vedo Bartolini un po' indietro, nei primi tre non lo vedo in questo momento, quindi... infatti Bartolini non ha avuto un grande spunto. Perri terzo, quarto Malfatto, Giglioli e D'Ambrosio a completare quella che era la griglia di partenza, ormai, Andre, che si è andata un po' a dissipare, visto che abbiamo già questa scanalatura. Malfatto secondo, vedo, qui con Giampaolo Cristini, che sai, ho avuto modo di apprezzare le interviste di Milo nel pre, parlava Bartolini, ad esempio ha detto che ha fatto bene le libere, si attendeva molto anche dalla qualifica, effettivamente si trovava secondo a uno sputo dalla pole position, dal poleman, mentre stanno per ultimare il primo giro, e così iniziamo anche ad avere un po' po' i riferimenti, un po' la classifica che ci dice appunto Brugnone. Bartolini è quarto, avevi ragione, ha avuto uno spunto non proprio eccelso Bartolini. No, però la gara è lunga, lui è un pilota che è un martello e quindi sicuramente verrà su. Ti ho richiesto per questo, certo. Conoscenza del moto estate a 360 gradi. Sì, piccola parentesi anche su Gabriele Perri, mentre intanto vediamo proprio Bartolini che prova ad infilarlo, ci riesce, Andre, cosa dici? Forse sì, quasi, è una moto che davvero... Sì, più che performante, ha una moto che riesce a girare dentro nei parcheggi, dico io, perché è molto facile da guidare, molto agile, e lui si trova benissimo con quella moto. Sai che Gabriele Perri si è classificato in terza posizione, contentissimo, perché diceva avevo una marea di problemi fisici, ma il team mi ha aiutato tantissimo per migliorare quella che è stata la mia performance. Quindi io ti chiedo... Sì. Con gli appositi giusti rimedi, grandi aiuti che ad esempio ha ricevuto Gabriele Perri, sì, si può migliorare una situazione complicata, ad esempio anche all'interno dello stesso weekend? Assolutamente sì, i team sono fatti proprio per quello, per agevolare, capire le problematiche al momento del pilota, e ti danno comunque una mano e cercano di capire dove andare a migliorare, cosa sistemare. Poi dopo sta un po' nella bravura anche della comunicazione del pilota, di dire, capire qual è il problema e riuscire poi a metterlo a posto, a metterlo in pratica. Mentre Andre, siamo già al terzo giro, Brugnone sembra prendere un po' di spazio tra lui, Malfatto e Bartolini. Io penso che tra un po' Bartolini proverà a mettersi alle spalle Malfatto per andare ad inseguire Brugnone. Sì, è quello che deve fare, perché se riesce a, diciamo, a passare Malfatto, poi è la strada per andare a provare a prendere il primo. Questo è quello che deve fare Bartolini, che vediamo adesso inquadrato, ma mi sembra, vedi già in questo, eccolo, punto lì, come si sta già avvicinando. Esatto, guarda, eccolo lì, qua. Lo infila facile, sembra facile ma non lo è. Proprio Luca Malfatto, che si trova in questo momento in terza posizione, quando andranno probabilmente a tagliare il traguardo del terzo giro, Andre, con Vocaturi, che abbiamo visto prima impelagato con il... Avevo problema tra virgolette mancuso, non riuscendolo a sorpassare. Ti ricordo, Andre, che nella prima tappa di Varano, quella del 26 luglio, visse proprio Bartolini con alle spalle Cristini, e poi ci fu terzo Bocelli. Invece nella categoria stock, abbiamo imparato a dover fare questa distinzione. È stato Mozzacchiodi, che in questo momento si trova in decima posizione, a cogliere quella che è stata un po' la vittoria con i propri 25 punti. Andre, ti chiedo le difficoltà in una mille. L'abbiamo fatto questo ragionamento per le 300, per le 600. Eccolo qui Vocaturi, Andre, che prova intanto ad entrare. Non ce la fa. Allora, non ci riesce. Problematica della mille esiste sia il calo delle gomme, cosa che nella 300 appunto non troviamo, nella 600 un po' meno,
nella 1000 sicuramente c'è il calo delle gomme, ma non solo. La 1000 è una moto molto fisica e in questa pista sicuramente non è amica, perché è una pista dove non hai mai un attimo di respiro, sei sempre affannato, sei sempre alla rincorsa, anche sul dritto non è dritto. Sai, Andre, che li ho visti nelle interviste che ha fatto lo straordinario Milo pre-gara, sì? Si vedevano proprio i ragazzi terminate le qualifiche stremati, anche fisicamente, sì. Poi faceva comunque un weekend molto caldo, 30 e passa gradi. Sì, hanno parlato un po' di questo. Intanto attenzione, Cristini, vediamo se riesce ad infilare Bocelli, che probabilmente gli si è posto di fronte davanti. Sì, Bocelli si è messo davanti. Bella, bella questa sfida tra Cristini e Bocelli. Vediamo alla fine chi riuscirà vincitore da questo match. Anche Cristini ha parlato prima delle gare, ma intanto andiamo a vedere ancora con Boccaturi. Attenzione, infilato doppio, da due. Doppio. Anche Mozzacchiodi, non è che ha qualche problema, ti chiedo. A questo punto mi viene da pensare che... un sorpasso troppo facile, neanche sì, in una posizione così. Così. Sembra quasi che si sia voluto scansare volutamente. Sembra, a vederla così, insomma, quando ti passano in due e non controbatti subito, potrebbe esserci qualche problema. Guarda lì qui, intanto come imperversa la lotta con Malfatto e Perry, che cercheranno entrambi di darsele di santa ragione, con Perry che è stato non scavalcato da Malfatto, ma in precedenza da Bartolini. Si è creata una bella frattura, Andre, è un 2-2, sì, diciamo, sì. Bartolini-Brugnone, con Bartolini che sta cercando adesso di insidiare Brugnone, dall'altra parte Malfatto Perry, eccoli qua, quinto giro che viene ultimato. Io secondo vedo me sempre più vicino Bartolini, se le iniziano a dare di santa ragione. Secondo me sta arrivando su molto rapido. Purtroppo non abbiamo i tempi live, abbiamo i raffronti cronometrici, esatto, per capire a tutti gli effetti cosa sta succedendo. Però vedo anche Bocelli, sì, che sta venendo su bene, perché appunto Bocelli... L'ha preso Bartolini, clamoroso, sì, nel giro. E allora ti chiedo a questo punto, tu che sei uno stratega anche delle moto, sì? Ti chiedo, che cosa faresti se fossi Brugnone? Lo faresti passare, mamma Bartolini! Quante se ne stanno dando questi due, che spettacolo straordinario! Ti dico, se fossi tu la lepre, quello che scappa, sì, cosa fai? Ti lasci passare e poi lo studi alle spalle, oppure provi in qualche maniera a resistere? Dipende quanto sei sicuro, quanto ne hai di più. In questo caso mi sembra che Bartolini stia venendo su molto aggressivo, molto forte. Mamma quindi, mia, ragazzi, vedi, ci sta, cioè, provando in tutte le maniere, esatto, a passarlo. Il problema è che se si mette davanti poi impone il suo ritmo. Da martello. Sì, e poi dopo tocca solamente seguirlo. Bello, però posso dire una cosa, Andre? Mi sembra che nella prima parte di giro, nella prima parte Bartolini ne abbia di più, ma Brugnone sappia rispondere nella seconda parte, perché ad esempio lo ha allontanato prima. Intanto qui altra lotta che è imperversa tra Malfatto e Perry che si sta sempre di più avvicinando a Malfatto. Boccaturi, problema. Vedi, e lo avevamo visto, hai c'era visto? C'era un problema. Ragazzi, questo è lo spettacolo di aver di fronte, di fianco, un professionista che mi sa spiegare i problemi dei piloti. Boccaturi che probabilmente poi nel parco chiuso ci spiegherà tutto. Oh mamma mia, Bartolini, dove e l'ha passato Bartolini. Mamma mia, cosa ha fatto Bartolini! Qui un applauso se lo merita. Sì, è stato bravo. Ma qui è andato proprio di cattiveria, eh. Chi ti ha ricordato dei piloti attuali che si vedono in giro della MotoGP? Di cattiveria. È un po' un Marquez, dai. Io non volevo dirtelo, io ti dico la verità, io stravedo per Marquez, lo so, magari mi faccio nemico qualcuno. No, però vabbè, mi è sembrato proprio con quella cattiveria, sì, entrato dentro. Sì. È entrato deciso. Ma ti posso dire anche che Malfatto e Perry se le stanno dando di santa ragione. Tu riconosci questi due ragazzi? Sì, beh, diciamo che nel paddock ci si conosce un po' tutti. Poi con qualcuno sei più o meno amico. Però, come ti dicevo, il MotoEstate è bello perché è una grande famiglia. Questa è la cosa più importante. Io ho imparato ad apprezzare da poco tempo, ma questa è una cosa molto interessante. Si sono creati in realtà tre. Attenzione! Scavalcato Cristini da Giglioli. Cristini scavalcato da Giglioli quando siamo praticamente a metà gara, ma ci stiamo divertendo come dei pazzi. Sì. La gara bella, perché ci sono tanti sorpassi. E adesso, esatto, tra un po', secondo me, andremo ad indugiare su Bartolini con Brugnone, perché dobbiamo capire se Brugnone ne ha per restargli attaccato. Un po' come Perry sta provando a rimanere attaccato a Malfatto. Certo. Andiamo live intanto con Bartolini. Anzi, quello era Brugnone che sì, sta cercando. Adesso siamo in sella con Bartolini. Ma ti chiedo, ci sono già doppiati? Perché mi sembra di vedere qualche moto di fronte a Bartolini. Se Bartolini è primo, sicuramente inizia a esserci già qualche doppiato. Guarda, bisogna stare attenti alle bandiere blu. Se non vediamo bandiere blu, oppure
Oppure Brugnone che ha scavalcato Bartolini? No. Non è possibile, non penso. No, io penso che sia un doppiato quello là davanti. Però Brugnone non si è così tanto allontanato, no, Andrea. No. Pensavamo, vista quel sorpasso, quella, quell'ira, anche di rabbia. Chi le ha conservate meglio adesso può... Mamma, Brugnone ha un passo da Bartolini, Andrea. È molto vicino. È molto vicino. Guarda qui anche come affronta la curva. È molto Bartolini, vicino. Bartolini, chicane, si entra, finisce il decimo giro. Si entra nell'undicesimo. Adesso questi due ci fanno divertire sicuro. Non è lontano, sicuro, Non è lontano. Per niente, Andrea. E si conferma però questo tratto distintivo della prima parte. Molto bene Bartolini. Esatto. Seconda parte Brugnone sembra che riesca a rientrare in maniera anche abbastanza comoda. Esatto. Quindi... questo un po' incoraggia Brugnone e probabilmente dai box staranno segnando a Bartolini. Guarda, stai che qua attento che ce l'hai, sta arrivando, dietro, non sta è... arrivando. Oh, no! Incredibile, probabilmente un errore per Cristian Brugnone, un guasto. No, ci perdiamo quello che è uno dei grandi protagonisti di questa gara, quel di Varano, Brugnone, che partiva dalla pole position in 1.08, 969. Peccato, perché è un altro zero, oltre a quello peccato. Che aveva fatto. Peccato, se uno poi va a fare il compenso, quello che stava dando, anche perché io ti ripeto, mi sembrava che Brugnone lo stesse studiando in qualche maniera Bartolini, capire dove passarlo, quando, ultima, il tredicesimo giro, quando entriamo nel quattordicesimo, Walter Bartolini, che a questo punto comanda in solitaria, quando due giri fa ha abbandonato purtroppo Brugnone, sì, che stava studiando anche il piazzamento, anche le curve da parte di Bartolini, capendo dove potesse sorpassarlo. Ci aspettavamo e ci avrebbe attesi sicuramente un finale emozionantissimo. Purtroppo uno dei grandi protagonisti ci ha abbandonato, mentre siamo live con Cristini, che in questo momento è in sesta posizione alle spalle di Boccelli e Giglioli. Qui è la sfida imperversa, con le immagini proprio su Walter che sta probabilmente per ultimare nell'ultima chicane. Entriamo quello che è il quindicesimo giro. Entriamo nell'ultimo giro, che probabilmente farà veramente con relativa tranquillità Walter Bartolini, che dovrebbe chiudere poi vincendo quella che è quest'unica gara, mentre Malfatto per Perry, e Perry adesso ci deve provare adesso. Forse l'ho provato a infilare, no, perché ecco qui arrivo. Questa è una differenza abissale tra l'affrontare questa curva. Vedo proprio Malfatto che parte largo e che poi va a stringere, mentre Perry parte più metà, poi si allarga e la va a stringere dopo. Sì, che è più giusta la strada di Malfatto sicuramente a livello di tempo sul giro, anche perché poi riesce poi in uscita a guadagnare qualcosa, mentre siamo con Cristini, che in questo momento si trova sempre come raffronto in sesta posizione e non penso che riuscirà a sorpassare qualcun altro, anche perché vedo che davanti Boccelli la fa da padrone, Giglioli stessa maniera. Vediamo poi come termineranno, ancora con Walter Bartolini. Sì, siamo ormai alle ultime curve dalla fine per colui che probabilmente settimana prossima potrebbe laurearsi. Non mi hai detto ieri di non dire campione mondiale, mamma mia, quante. Però potrebbe vincere la sua categoria, evidentemente. Assolutamente, intanto si porta a casa questa bellissima vittoria. Walter Bartolini vince, Walter Bartolini taglia il traguardo in prima posizione. Peccato per Brugnone, vediamo dietro Malfatto e Perry. Malfatto secondo, Perry terzo, sgasano, impennano. Sono comunque tutti e due soddisfatti.